Buongiorno a tutti e buon 2 giugno, soprattutto buon 2 giugno per chi ha la fortuna di poter godere di una splendida giornata di sole come quella che stiamo vivendo in qualche modo, ma buon 2 giugno perché prepareremo un piatto, ragazzi, speciale. Ve lo dedichiamo tutto per questa festa della Repubblica e lo faremo in compagnia di due. Beh, oddio, chef, un po' troppo esagerato. Vi presento subito Luca Aceto e Ciao a Viviana tutti. Bazzani, Ciao a benvenuti. tutti. Allora, loro sono bravissimi, hanno una carriera che adesso conosceremo strepitosa, hanno tante doti, sono simpaticissimi. Però con la cucina non è che siano molto avvezzi. Luca un po' di più, Io un po' di Viviana più. lo ammette candidamente. Sì, è un successone in cucina. Io ho sempre le cucine belle impacchettate, così come me l'hanno montate. La cucina veramente è depressa, la mia cucina, Però è perché sempre pulita e splendente. sì, ma poi io ho la fortuna che amo le cucine dei miei amici, lui e altri amici miei che sono sempre ospite, quindi va bene. Sono una brava assaggiatrice, Non è poco, non è sai? Hai il poco. palato fine, ci Sì, sì, mancherebbe sì, sì. altro. Luca, tu invece Ma come te la cavi ai fornelli, io dai? devo dire che siccome vivo da solo da tempo immemore ho dovuto imparare per non mangiare le solite scatolette. Quindi, anzi, oggi la sorpresa è che farò due piatti. Sì, Non uno, due. due. Semplicissimi, importanti, perché sposiamo la cucina tipica, o meglio, la tradizione culinaria di Teramo e la tradizione culinaria di Chieti. Così, par Che condicio. bello, che Eh? bello. Anche perché voi venite da? Io vengo da Città Sant'Angelo perché sono nato lì, ma poi ho vissuto un po' in giro l'Italia e anche la fortuna di girare l'Europa per lavoro ed ora sono a San Buceto. Bene. Io vengo da Milano, città della cutuletta, la milanese, Che ma buona, vivo, che cara. buona, che poi c'è, ecco, quella la so fare. Bravo, Quella è vedi? forse l'unica cosa, però vivo Complicatissima, in una sì. bella città che è Pescara, anche se poi per il lavoro giro sempre tra Roma e Milano. Oh, ma poi conosceremo meglio Viviana. Chissà se qualcuno di voi l'ha già riconosciuta. Vi lascio un po' di suspense, guardatela bene. Il nostro signore di Sannio adesso le fa un primo piano. Fatti vedere bene, Viviana. Guardate questo volto e pensate, pensate, mumble, mumble, Associate il come. mangiare con qualcos'altro e non mangiare, e già si Ecco, sì, capisce. infatti. Poi vedremo, insomma, come mai Viviana è dimagrita tanti chili. È vero? Sì, Vi ho che dato riprendi. già qualche piccolo indizio. Pensateci, pensateci e poi vediamo se per caso siete bravissimi. Anche perché poi, dico troppo, riconoscerti diventa complicato. Mentre voi parlate, Capito? io mi preparo, eh? Ok, Sì, nel sì, sì. senso, non voglio dire oltre, capito? Nel senso che un Sì, conto è sì, bella, sì. Sì, truccata, perfetta, un conto là giustamente. con i moschito, sono una Dai, cosa stai dicendo orrenda troppo! troppo. Stai Già ho dicendo detto troppo! Va troppo, bene, troppo, vediamo un po'. troppo. A Vabbè, proposito di facciamo un mosquito, gioco. arriva il mosquito. Facciamo un gioco, il moschito. Non, gli SMS non vanno in onda nella trasmissione di cucina, ma stavolta per loro facciamo uno strappo alla regola. Se volete, solo coloro che hanno, perché non lo mettiamo in sovrimpressione, altrimenti qua iniziano ad arrivare valanghe e valanghe di messaggi e poi non la gestiamo più, tutti i nostri affezionatissimi che hanno sulla rubrica il numero, l'SMS di Teleponte, provate a indovinare chi è questa signorina. Ok, vediamo un po' Signorina, se qualcuno indovina. sì. E come premio potrà venire a degustare il piatto i piatti che ci prepara Luca. Sì, bene, io procedo, tranquilli, eh. Vi non li lascio intanto preparo io, parlare perché, ecco, tranquilli. meglio, intanto voi Ecco, parlate, sì. io mi Ma do da fare. aspetta, Sì, aspetta, tu fai aspetto, quello che devi faccio fare, quello che ok? devo Ma fare. spiegami Sì. che cosa vai a Cosa, cucinare. era una sorpresa, Ho no? capito, Quindi ma tiro dobbiamo adesso fuori dirlo. Beh, se no qui tra l'armamentario. sorpresa in sorpresa arriviamo alle 13:30 che non abbiamo detto nulla. Allora, come ho detto, io sono nato a Città Sant'Angelo e Bene. poi da Città Sant'Angelo ho mosso i primi passi e sono andato verso altri lidi, ma con me ho portato le tradizioni culinarie della nonna. Una Bene. di queste, il primo piatto, il piatto, la pasta che faremo, si chiama aglio ed olio ma all'angolana. È un piatto semplicissimo, ha anche un tempo di cottura e di realizzazione assolutamente breve, ma soprattutto credimi che con 4 euro riusciamo a far mangiare una famiglia intera. Bene, anche questo è importante in questo momento di crisi Ora mi economica. aiuti ad accendere Oh, però beh, questa certo, stai convenzione. tranquillo, guarda, si fa così, Grazie. poi si preme il pulsantino e poi ta 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 si aumenta. Oh, abbiamo messo Visto? quindi in bollitura l'acqua, ci mettiamo dentro anche questo stranissimo accrocchio che serve per evitare di far poi, così scoliamo la pasta. Scoliamo Intanto tutto.
Io procedo e mi scelgo una pentola. Quanto è bello vedere in cucina un uomo, a me sì, è sempre piaciuto, perché poi ahimè, eccomi sono, qua. Bisogna riconoscerlo, sono molto più attenti nei particolari di noi. È vero, è vero. E veloci anche, sì? L'unica cosa è che la cucina la lasciano che è un macello. Ecco, quelle buone. Ecco, la donna deve pulire. Queste storie prima o poi finiranno, che gli uomini non sono ordinati, prima o poi. Prima o poi. Vabbè, ma lui vivendo da solo deve fare tutto da solo. Sì, sì, faccio tutto da me. Quindi ci sta più attento, sì, forse beh, credo. Dobbiamo essere parchi con l'olio di oliva. Sì, parchi, ce ne hai messo già mezzo litro. Ma è aglio e olio, capisci? Infatti non possiamo lesinare. Su questo piatto dobbiamo mettere un pochino più di olio. Okay. Olio extravergine d'oliva. Che tipo di olio ci vuole? Perché c'è olio e olio. Che domanda intelligente che ho fatto. Perché non capisco nulla di cucina, guarda, bellissimo. Mi ci vuole un olio particolare. Sì, ecco, sì, un olio particolare. Okay. L'olio extravergine d'oliva abruzzese. Oh, questo sì. È la carta che ce lo chiede. Ma sì, ma sì, ma sì. Per non citare i più famosi che, come qualcuno dice, la differenza di un buon piatto di pasta la fa la pasta. Quindi abbiamo messo l'olio. Io pensavo che tu mi aiutassi, vabbè. No, io guardo perché... Ma lei guarda e impara, così lei tornerà a casa e domani procedo. A pranzo preparerà anche lei spaghetti aglio olio all'angolana, vero? Sì, certo, lei è venuta per imparare. Certo. Bene, abbiamo scelto nel frattempo l'aglio rosso di Sulmona. Che bello quest'aglio, guardate, guarda ha degli spicchi meravigliosi, guardate quanto sono grandi. Normalmente quando lo compriamo al supermercato è tutto rinsecchito, invece quello di Sulmona, guardate un po' quanto è bello, è grande e si vede che... È sano, è nostro, viva Sulmona, viva l'aglio, viva tutto. Ha un ottimo corpo. Bene. Lo priviamo soltanto della parte più robusta, dopodiché lo mettiamo in camicia, si dice. Sì. E li mettiamo direttamente lì, in attesa che poi facciamo partire il fuoco. Sì. Perché chiaramente ci sarà poi il... aspetteremo che il imbiondiranno un po'. Mm-hmm. Un segreto che mi ha trasferito invece un cuoco, sì, è che purtroppo l'aglio, seppur è molto buono perché dà sapore agli alimenti, ma dà alitosi. Ma per cosa evitare... te l'ha detto il cuoco? Ah, no, questo lo sappiamo tutti, no? Pensavo che questa notiziona. Notiziona. No, invece, guarda, c'è un segreto. Vedete, come ogni diciamo, spicchio d'aglio ha un'anima... Sì. Che forse la telecamera in questo momento riesce a inquadrare, quest'anima verde, sì, se noi la togliamo, ed è semplicissimo. Ecco, guarda, ti stiamo facendo il primo piano, quindi reggi perfettamente. Okay. Così, sì, a questo punto l'aglio non perde né le qualità organolettiche, né le proprietà nutritive, ma non dà più alitosi. Hai capito? Visto, visto. L'unica cosa non ho capito, perché solo a uno gliel'è tolto? Perché tanto in questo piatto ormai va bene così. Vediamo a chi gli capita. Vediamo quello a chi... No, no, ma poi vedrete che non, l'aglio verrà, sparirà. Sparirà. Va bene, bene. Accendiamo benissimo anche questo fuoco? Accendiamo. Grazie, dai, grazie, grazie mille. Ecco qua. Io intanto a che temperatura lo mettiamo? Media? Non esageriamo? Mettiamo una cottura media, anche perché media dobbiamo far imbiondire l'aglio e poi dopodiché, anzi... Va bene. Intanto lo mettiamo così, poi ti renderai conto, sì, insomma, se dobbiamo aumentare o dobbiamo diminuire. Grazie, un assistente cuoca meravigliosa. Guarda, signora assistente, c'è anche la carta. Ah, Madda, sì, la cosiddetta mappina. Che bella, sì, no, non l'avevo più visto bella, perché sono senza occhiali, siamo pure... Lasciamo stare, ma no, comunque le donne moderne si asciugano con lo Scotex. Sì, certo, vero, vero. E noi uomini invece così di campagna si lava di meno. Eh sì, perché è tutta una conseguenza. Meglio spendere 8 euro al giorno di Scotex piuttosto che lavare un strofinaccio. È giusto. Certo. Ma che bei consigli che sto dando proprio. È così che va la vita. Facciamo lui un programma cucina 4 dove... euro per una famiglia. E io do consigli come spendere di più. Perfetto. 8 euro. Perciò per amici, le donne single che vanno, capito, veloce, però lui che è single in realtà sta insegnando. Sì, che sto insegnando che con poco si può fare. Perché, come si dice dalle parti mie, single è un termine inglese, io vorrei sdoganare invece il l'abruzzese. Oh, zitello. Chi mi single? Okay. Single. Single. Bene. Ciao mamma, prima o poi. Vabbè, ma sei un bel ragazzo. Sì, sì, lo so. È per questo lo sa anche che mi mantengo signorino. Ah, ho capito. Ah, ho
capito perché tu dici fin quando. Siamo in diretta, vero? Non si può tagliare niente. No, non si può tagliare niente, nella maniera più assoluta. Tu dici fin quando le api girano intorno al miele, restiamo single. Sì, quando diciamo poi non se ne vede più manco una, certo. Ci accontentiamo del primo moscone. Esatto. Degli insetti. Senti, per tornare così mi levo da questa impasse alla cottura della. Noi purtroppo non siamo riusciti a trovare l'ingrediente così come nella tradizione antica deve essere, cioè il peperone, il cosiddetto cornetto rosso essiccato che si trova in tutti i supermercati. Non facciamo nomi perché facciamo pubblicità, ma è abbastanza semplice trovarlo piuttosto che da qualche buon pizzicagnolo di quartiere. Non avendolo trovato di corsa, passiamo invece ad usare un peperone dolce franto. Franto che dà comunque lo stesso sapore. Non si sposa tanto questo tritato di peperone, sinceramente. Però, ecco, vedi il consiglio della chef. Hai visto. E l'ha detto prima dietro le quinte di dire così, ha detto che fai bella figura, ma abbiamo bruciato anche questa. Beh, andiamo avanti. Bene, quindi ricapitoliamo. Semplicissimo, un giro d'olio, abbiamo messo un po' d'aglio, io suggerisco di metterne almeno 4-5 pezzi, tagliati a metà con il vestito, con la camicia, come si suol dire. Dopodiché aspettiamo che l'aglio inizi ad imbiondire, e intanto il profumo si inizia a sentire. A quel punto, e lo vedremo poi man mano che accade, spostiamo la pentola dal fuoco, lasciamo un attimo raffreddare e c'è un piccolo segreto che si aggiunge l'acqua. Un bicchiere d'acqua da casa, adesso lo prendiamo, ogni due persone. Quindi diventa abbastanza semplice. Ma l'angolana che c'entra? È perché poi ti spiego. Va bene? Procediamo, i bicchieri questa volta sono qui. Ecco, bravissimo. Bene. Prendo un bicchiere, eccolo qua. Eccolo lì. Ci servirà da unità di misura. Perfetto, intanto lo mettiamo qui perché inizia l'aglio ad imbiondire. Inizia a sfrigolare. Bene. Quindi l'odore sfrigola. Si sente. L'acqua intanto è in bollitura, il sale, come si dice nelle migliori tradizioni culinarie, cubì, quanto basta. Ok, ma il secondo piatto invece? Il secondo piatto lo prepariamo contingente, facciamo partire questo e poi lo prepariamo perché... Così poi serviamo primo e secondo insieme. Ma sì, che poi il nord è questo sfrigolare che voi dite, noi diciamo spettegules, cioè che faccia un po' più capito questo... Io pensavo che spettegules fosse la rubrica di Striscia la Notizia. Sì, no, è spettegules proprio che sembra, sai quando le signore che... è lo stesso rumore, è lo stesso spettegules. Mi meraviglio di lei, Serena, ma di te che gli dai ragione. Comunque, guarda, andiamo avanti. Io cucino. È così. Si sa. Infatti, sentite, sembra che stanno parlando. In piazza, sembra di stare in piazza. Il piatto parla, come le piante, bisogna amarle tutte. Anche il piatto ha i suoi profumi, ha la sua identità. Ma quante cose intelligenti che sto dicendo. Ma che bravo che sei. Ma dovevamo venire a Teleponte per questo, capisci? Grazie, Serena. Ha scoperto anche questa passione per i profumi e per i cibi. Sì, assolutamente. Io sono sicura che Viviana tornerà qua prima o poi e preparerà un piatto tutto di quelli, ecco. L'uovo al tegamino, buono, buonissimo. Comunque, guarda che per fare l'uovo al tegamino non è semplice, perché molti non riescono a farlo quello proprio che il letto proprio dell'uovo si adagia e si riposa sulla pentola. Vorrei riflettere con te, no? Io a volte vedo delle trasmissioni di cucina, questi grandi, con tutto rispetto, per amore di Dio, sommelier. Io vorrei capire come da un bicchiere di vino rosso si riesce a sentire l'odore del Mediterraneo, sapore di zolla adriatica sotto bosco di Udine. Ecco, allora aiutatemi a capire così capiamo anche quello che sta dicendo Viviana. Ecco. Comunque è un'arte quello di assemblare queste parole, che è un po' uno scrivere una poesia su quello che... Guarda, facciamo una cosa, a me è data l'idea, siccome voi siete persone, devo dire, molto, diciamo, in gamba, simpatiche, ci sapete fare, eccetera, in una prossima occasione io vi invito e invito anche un sommelier che è già stato qui in alcune puntate con cui abbiamo fatto il percorso sensoriale. Ora non ti dico che lui ci ha detto che nel bicchiere si trovava il mar dell'Adriatico, la piazza di Udine, non so che cos'altro, però per esempio c'era il peperone.
peperone. Il vero, peperone. Vero, vero, vero. Ecco, lo saluto, Marco Simoni. Ciao. Ciao Marco. Però posso... Ti porto queste due cavie e vedrai. Posso dire una cosa senza fare la pubblicità? Di una nota bevanda mondiale, se tu mi metti 4 bicchieri di questa bevanda mondiale gasata, io ti posso dire se viene dalla bottiglietta piccola di vetro, da quella grande, dalla lattina o dalla bottiglia di plastica. È vero. O dal fisto. O dalla spina. Ecco. Esatto. Io mi auguro, bravo, che gli amici a casa capiscano, comprendano. Vabbè, ma guarda che vuol dire avere comunque il palato fine. Sì, sì, proprio sì, per sì, dire, cioè io riconosco veramente se quella bevanda è della lattina, perché ha dei gusti diversi. È vero, è vero. Tanto è quindi vero, figuriamoci che... un vino dove veramente ha il sapore della terra, uno che ha il palato, certo, raffinato, riesce a distinguere. E ti dirò che in quel momento magari chi non è abituato non lo sente, per esempio il peperone, sì, però poi dopo che te lo ha detto... E lo inizi a sentire davvero, inizi, questo peperone. Inizi veramente a sentire. Tu lo senti il peperone? Io non lo so, la prossima volta mi concentrerò molto per il peperone. Abbiamo aggiunto quindi 2 bicchieri d'acqua. Sì. Normalissima, se tre, acqua, scusa, di casa. Siamo in 3. Sì, in 3, ma non posso fare 2,5, si fa, si arrotonda sempre per eccesso. Quindi 2 bicchieri d'acqua perché... per circa mezzo chilo di pasta. Di essere molto brava anche molto in matematica. Attenta, sì, molto attenta. Ora aggiungiamo, perché già, assolutamente sì, così, aggiungiamo una quantità che riteniamo opportuno. Vedi, di peperoncino, questa pioggia di dolce, peperoncini come scende. Bene. Che eleganza, eh? Sì, sì, come lo versa, sì, lui. Sì, sì. Altra cosa che va aggiunta, ma da ricetta, sì, è il dado. Il un dado. Tempo il dado si faceva in casa. Oggi il dado si compra, quindi facilissimamente. I veri chef in questo momento ti stanno mandando. Ma io non sono uno chef, io sono uno che cucina a casa, che ha il piacere di condividere una ricetta importante della nonna. Bravo. Però, perché la nonna ci metteva il dado? La nonna ci metteva il dado. Sì, fatto sì, da sì, lei? Sì. No, comprato, perché avevo una nonna molto moderna, però che conosceva tutte le tradizioni. Quindi bene. Abbiamo aggiunto quindi semplicemente dell'acqua, 2 bicchieri per 4 persone. Sì. Abbiamo aggiunto del peperoncino o peperone dolce, mm-hmm, franto, noi sì, l'abbiamo trovato, ma sarebbe meglio trovarlo quello intero, e poi l'abbiamo rimesso sul fuoco, adesso aspettiamo che vada in bollitura. Perfetto, copriamo. Copriamo. Il gioco è fatto. E allora ce ne andiamo in pubblicità, poi torniamo e io ancora devo capire dove sta l'angolana. La squadra di calcio, tu, ok, Renato Curi angolana. Tu lo devi questa capire. Questa angolana io non l'ho capita. Figurati io. Bah, dopo la pubblicità forse lo scopriremo. Vedrete dopo. Vediamo, sì, vediamo. Sei tra due donne, figurati. Eccoci qua, torniamo in compagnia dei nostri chef, Viviana Bazzani e Luca Ceto, yahoo! Allora, siamo rimasti intanto con il dubbio, ma che cavolo è sta angolana? Aglio ed olio all'angolana, perché con l'introduzione del peperone secco dolce, che poi verrà macinato e ti farò vedere, quindi verrà una crema sugli spaghetti, diventa, o meglio, sembra che ci sia del pomodoro, invece assolutamente no. All'angolana perché? Perché è una ricetta del paese di Città Sant'Angelo. Okay. Quindi, ma togliamo una curiosità, sì, perché Città Sant'Angelo viene detto poi angolana? Io ho detto non a caso la squadra di calcio, quindi ci ho colto. Sì. Ma perché? È una storia antica, perché ecco, comunque è un borgo, tra parentesi, uno dei 10 più belli d'Italia, non perché io lì ebbi i natali, ma perché è vero. Certo. E soprattutto è una città antica che ha avuto una, diciamo, nel credo... Vabbè, non partiamo adesso comunque, perché angolana, secco, no, perché la storia io lo Angolum, so che... Angolum, città dell'angelo, come Los Angeles. Ecco, bravo, hai visto quando tu stavi partendo? Volevo far finta di... La prima guerra di indipendenza. No, la prima pietra, stava sulla prima pietra di Città Sant'Angelo. Comunque in cucina non mi state aiutando. No. Grazie. Ecco, va bene. Allora, passiamo al secondo piatto. Ok, ecco. Col secondo. Padella. Padella. Questa olio. È una padella. Olio. Sì. Ne mettiamo un po'. Giusto un po'. Purtroppo le cose buone in campagna venivano con l'olio. E poi forse l'unica cosa che abbondava. Eh sì. Beh, oddio. Però in qualche quota. Prendiamo ancora una volta il nostro caro amico aglio di Sulmona. Sì. Diventerà sponsor prima o poi per te, chiaramente. Sicuramente. Sì. Però lo mettiamo sempre ad imbiondire. Sì.
Quindi mi accendo. Grazie. Vado. Questa volta però introduciamo anche qui il suggerimento. Sì. La cosa migliore sarebbe mettere un po' di rosmarino fresco. Adesso ce n'è tanto. Noi invece dobbiamo usare quello che fondamentalmente è un rosmarino essiccato che si trova in qualunque supermercato. Perfetto. Non capisco perché rischia. Aggiungiamo soltanto un pizzico di peperone rosso perché dà un po' di caratteristico sapore. Ma questo peperone sapore. Rosso non è che poi scotta tanto. No, non è assolutamente dolce, dolce, dolce. Può essere assolutamente, anzi, io in alcuni piatti lo uso per dare croccantezza, lo metto a crudo, perché se poi lo mangi è molto croccante ed è molto dolce. Ma sarebbe simpatico se gli bruciassi adesso. Sarebbe simpatico. No. Mi ero sincerato prima. Quindi, questo piatto invece si chiama uova al purgatorio. Oh, quindi Viviana, questo lo puoi rifare. Dai. Sì, praticamente comprate, care casalinghe che ci guardate a casa, care lavoratrici, un pacchetto di uova, ecco. Io le prendo, Lui le prende e le avvicinate alla padella, le aprite, è vero che bisogna aprirle le uova, e poi lascio dire lo chef. Ah, questo è la sua presentazione. Bellissimo, certo. Grazie. Allora, che devi fare adesso? Già mi metti le uova? No, ci vuole un po' di tempo. L'unica cosa che volevo dire è che questo è un piatto che addirittura riesce a costare sotto i 5 euro. Bravo, bravissimo. Perché abbiamo le uova, 6 uova, 1,30 euro. Sì. L'aglio. Una testa d'aglio basta per cucinare un'infinità di piatti, un po' di olio che tutti abbiamo a casa, certo. E il rosmarino, se proprio non lo possiamo cogliere nell'orto del vicino, lo compriamo, costa 89 centesimi. Sì, quindi. Va bene. Allora, ma noi siamo partiti da un quesito. Chi sono questi due? Chi sono questi due? Oltre a non essere grandi cuochi, Luca un pizzico di più. Dai, mettiamola così. Oh, allora, sicuramente molti di voi l'avranno capito, e lei, una delle partecipanti, ma poi da lì chiaramente ha fatto tanta strada, adesso ci racconterà un po' tutto, dell'Isola dei Famosi anno 2000. Era la quinta edizione, il primo anno Famosi Non Famosi, dove vinse la villa. E c'era Alessandro Cecchi Paone, Cristiano Malgioglio, Belmondo, Francesco Coco, un calciatore meraviglioso, che anche se facevi la fame lì, eri felice di fare, bastava guardarlo e tutto. Insomma, una bellissima esperienza che in qualche modo poi mi ha portato a essere non solo opinionista nei salotti della RAI, ma oggi anche autrice televisiva e cinematografica. Oh, che bello! E quali sono i tuoi prossimi progetti? Allora, prossimi, dove ho coinvolto ovviamente lui e tanti altri attori professionisti, noi siamo in tournée in giro per l'Italia, il 12 di giugno al Parco dei Gesuiti con una commedia, un inedito, una commedia brillante, L'incrocio, scritto diretta da Aurelio Caressa, che è un regista di 40 anni di teatro proprio romano, e con tanti altri attori, siamo 8 attori e giriamo. È una bellissima commedia perché fa capire a volte che ciò che è non è, e ha un suo messaggio, non in dialetto, in lingua italiana, e fa veramente sorridere, quello che poi ne abbiamo bisogno. Sì. Prossimamente partirà poi per la regia di Bruno Spadaccini, un bellissimo film storico sulla vita di Primo Levi, dove io ho il ruolo della sua compagna di scuola che incontra dopo 30 anni nel momento in cui viene deportata ad Auschwitz. È un film che sarà un film storia e per le scuole, è veramente molto bello. Dopo partiremo a luglio con questo corto film contro la violenza alle donne. Perdonami. Ha sbagliato? Si è rotto il cucchiaio. Stavo parlando di cose serie, è arrivato ma lui. Vedi, infatti cercava di nascondere, ma noi l'abbiamo fatto notare. Brava, mi fa piacere. Certo. Perché questo si dice il bello della diretta, le sue magagne. È tutto. Questo è un cortofilm che oggi guido io, che ho scritto io, ci sarà un regista molto importante che lavora in Inghilterra, e tratta quello che è la violenza sulle donne, con un argomento molto attuale. E poi in cantiere, tra i tanti programmi per bambini che ho fatto, giochi e quiz,
c'è qualcosa nel cassetto, speriamo, perché si pensa sempre di meno ai bambini. È vero, purtroppo. Hai ragione. Si pensa e c'è un modo di intrattenere. Ho creato questo Muppets che è Lulu, è una giornalista, lei si definisce giornalista abusiva, dove con due zii, lui, Luca Ceto e Mariano Della Pelle, ne combina di tutti i colori. Speriamo di poterlo, insomma, portarlo anche nelle televisioni italiane, perché perfetto, poi i Muppets piace ai grandi, ai piccoli, sono questi pupazzi simpatici che alla fine hanno, riescono a dire quello che gli altri non hanno, noi umani non riusciamo a dire, tutto hai ragione, questo. Hai ragione. Però l'isola mi ha dato veramente una grande mano, perché sai, c'è sempre un po', veniamo visti noi concorrenti dei reality in un modo un pochettino distorto a volte. Io dico sempre, a volte è così, però a volte bisogna anche provare le persone se hanno o non hanno la capacità. Hai ragione, hai sicuramente ragione. Quindi è stato un grandissimo trampolino di lancio. Sì, sì, anche se io avevo iniziato da ragazzina con le pubblicità della Frutto Frutalgida, della Galbusera, della Cleo, se vi ricordate, le quattro ragazze, le cinque con l'asciugamano che si bagnavano il volto, io ero quella con le treccine, la Bauli, Baci Perugina, insomma. Quando ero ragazzina, dai 13 anni in là, insomma, ho fatto molte pubblicità. Poi ho terminato perché ho vinto un concorso che per me mi ha dato in qualche modo, mi ha fortificato caratterialmente, che è quello della polizia, perché ho lavorato 25 anni nella Polizia di Stato. Quindi, non tra virgolette, negli uffici, sei tornata... Si fa per dire, per l'opinione pubblica, una persona seria, no? Via sì, TV, via sì, cosa, si sì, ha fatto sì, una persona sì, seria. Sì, dopodiché, sì, che hai detto... Basta, adesso ci rilassiamo, sempre comunque tenendo d'occhio quelle che sono le problematiche sociali, le donne, i minori e tutto, però mi voglio divertire, esatto, perché poi chi mi conosce veramente sa che fondamentalmente amo fare cabaret, sono una comica, infatti nelle parti dei film che mi vengono date, a parte quello appunto sulla storia di Primo Levi, sono parti comiche, carine, ecco, insomma, bene. Faccio l'idiota, mi riesce bene, non so perché, ma mi riesce come bene. Come mai Luca le riesce così bene? Scientifico, anche perché in teatro... Lei è mia moglie. Ah sì? Sì, sì, è mia moglie. Oh, santo cielo. È una commedia carina, brillante, che sta girando l'Italia. E devo dire forse che io sono tornato al teatro dopo la seconda volta, ma dopo un'esperienza importante invece, che era quella della televisione. Per ecco, cui, racconta anche tu per di cui te. Mi sento a casa ed è bello, grazie che ci hai invitato, sei una professionista che stimo, questo grazie, ci tengo a dirlo, pertanto oggi mi sono cimentato in questa cosa, nel frattempo voi non avete fatto nulla, io sono andato avanti, noi abbiamo chiacchierato, sì, avete chiacchierato, ma poi grazie, faremo dopo, e gli mangeremo, accordi... ah, bene, bene. Vabbè. Comunque andiamo avanti, volevo dire, io sono nato in televisione. Ho avuto la fortuna di lavorare, di presentare importantissimi premi, tra cui con Virna Lisi il premio internazionale del cinema italiano a Saint Vincent. Quella è stata una chicca. Poi debuttai in teatro con Michel Segarinei e quindi feci questa tournée importante in Italia con l'opera Dedalo, del prodotta appunto dal gruppo Mediaset. Dopodiché negli anni... Anche se poi nel 2006 sono tornato anch'io come Viviana a fare la persona seria. Ho condotto con Paola Saluzzi alla grande giostra dei gol su Rai International. Poi questa avventura si è conclusa e io ho scelto di fare carriera, diciamo, nella maniera seria, scusate il pasticcio di parole. E così, come diceva mio papà, ho tagliato i capelli, mi sono trovato un lavoro opportuno. E che è quello che conduco anche oggi come attività primaria. Sono un manager e quindi nell'ambito del marketing mi diverto molto con la società, posso dirla? Certo. La PM Consulting di Pescara, che ha un bel successo, devo dire, anche in Europa. Parallelamente la signorina qui presente, mia avete cara detto, amica, basta questa vita seriosa, divertiamoci anche un po'. Mi ha riportato in teatro, Perfetto. Mi ha riportato in televisione, mi ha riportato... al cinema, perché sì, farò anche una parte, non ve la dico, ma molto carina in questo cortometraggio che lei ha scritto, e se tutto va bene mi stanno scegliendo per fare il Latin Lover in una soap opera. Wow. È meravigliosa, quindi il Latin Lover? Sì, sì. Mi chissà verrà... mai che incontro, ma amore, lo so. Per la gioia della mamma. Io credo che questo sia un accordo scellerato, sì, tra te e mia madre. Mi ha dato quella parte apposta. Sì, sì, sì.
Io non lo so se questo continua a bollire. Sì, ma penso sì, di sì. Sta... Allora, a questo punto dobbiamo introdurre del pomodoro a pezzettoni. Quello fatto in casa dalla nonna. C'è anche del peperone e poi anche, credo che questo sia del basilico. Questo è fatto veramente in casa. E lo mettiamo. Ecco, ma si vede che non ha fatto lui. Ma sicuro, non lo mettevo in dubbio, perché il problema non me lo so neanche posto. Sì, lo mettiamo così, come abbiamo detto, sulla nostra base di aglio, olio e peperoncino secco. Ok, facciamo, ce ne andiamo in pubblicità e poi vediamo come prosegue la cottura. Io e come continuo. Si prepara questo uovo al purgatorio. Sì, continuo. A tra poco. Bene. Come vedete anche Viviana sta provando a fare la cuoca, si è fatta travolgere da questa passione per la cucina di Luca e adesso anche lei, vedi, si avvicina. Sì, perché è un'arte anche mescolare, certo. Sì, è tutta un'arte, bisogna ogni tanto far respirare l'olio mentre abbraccia questi pomodori, ecco, capito? Luca, e senti poi... Poi l'arrivo del peperone che abbraccia entrambi, l'olio e il pomodoro. Prego, fatto. Sei disperato, perché sono abituato. Sì. Peccato, al di là di tutto non potete sentire il profumo. Il profumo è meraviglioso. Prego, veramente meraviglioso. Profumo di terra nostra. Oh, e allora... Stiamo preparando questi pomodori, pezzettoni con peperone, quant'altro, quelli fatti in casa nel barattolone, lo vedete ancora lì? Eccolo qua, fatto lo facciamo in vedere. Casa, eccolo qua. Che solo le nostre nonne sapevano fare con quell'amore e quella però passione. Però è semplice, eh? Possiamo dare anche la ricetta di come farlo? Allora, si può fare anche a casa? Sì. Ma dai. Eh sì. Davvero? E dai, vai con la ricetta. È semplicissimo, prendiamo del pomodoro, il tondino, che è il pomodoro da sugo, lo tagliamo a pezzettoni, lo immettiamo nel barattolo stando attenti a non fare che ci sia troppo liquido, troppo succo di pomodoro, perché altrimenti poi non viene benissimo, viene riempito fino all'orlo, addizionato di peperone crudo, tagliato a listelli, e del basilico quanto vogliamo. Qualcuno mette anche dell'aglio, poco, perché altrimenti dà troppo poco. Un maglietto ci può stare, senza esagerare. Sigilliamo per bene e mettiamo a bagnomaria. Oh, quindi una che vuol dire in una pentola con dell'acqua, dentro. Bollente. Esatto. Quanto fino tempo a... indicativamente ma stare? Dipende tra i 20 e i 30 minuti, credo che sia sufficiente. Okay. Però io faccio in modo che 30 minuti siano il tempo giusto, anche perché così diventa assolutamente privo di batteri, carica batterica. Quindi, e dopodiché lo stappate, lo mangiate. Incredibile. È semplicissimo, bravo, semplicissimo. Bravo. Oh. Allora, quindi a questo ci punto siamo quasi, ci siamo, possiamo a questo andare punto, a mettere sì, le uova tra poco? Sì, dobbiamo soltanto se mi alzi un pochino questo certo. Benedetto fu te complicatissimo. Perfetto. Guarda. Così, ecco, mandiamo una bollitura un po' più alta. Viviana, vuol gentilmente controllare lei? La cosa importante alle signore, se mi passi lo strofinaccio, prego. Perché attenzione a non scottarsi. Quindi, però è di plastica il pomello, sì, non scotta. Non lo dovevi dire questo. Volevo fare un po' quella, sai, un po' che diceva qualche cosa. Ecco, qui hanno finito di fare il pettegulès qua, perché prima, per chi si fosse adesso messo in onda, al nord, quando, come cavolo si chiamano questi? Quando una salsina, cosa. Benissimo. Vabbè, fa un certo rumore. Ecco, quando loro hanno usato un termine carino abruzzese che è sfrigola. Sfrigola. Hai detto così. E noi diciamo al nord stanno facendo il pettegulès, sai, come le donne che la stessa cosa. Ecco. Direi che ancora da fare, perché vuole assaggiarlo? Non sei... Ma perché no? Scotta un po'. Stia attenta. Sì, sì. Grazie. Brucia. Lo so. Posso dire? Sì, dica. Ma non è importante aggiungere anche un pizzichino di zucchero? Potremmo. Perché dà un sapore. Potremmo. Abbiamo un po' di zucchero di canna. Hai capito questa? Quella che non sa cucinare ti dice lo zucchero. Quella è da palato molto, molto. Proviamo a trovare. Scusa, allora lo zucchero tu lo vai a cercare in frigo? No, non lo so.
È complicato. Va bene, mandate complicato. Un sms, vi prego, se anche voi conservate lo zucchero in frigo. Non è neanche oh, qua. Oh santo cielo. Ah, è lì. Sarà qui, tu che dici? Sì, grazie. No, questo non è, questo è, ecco. È prezzemolo triturato. Buon odore, sì, sì, sì. Ma non, ma non, è, non, no. Non importa, pazienza. Aspetta, aspetta, no, ma ce l'abbiamo, il problema è ritrovarlo. Lo troviamo. Oh, vedi un riusciamo po' se a trovarlo, sale, perché la cosa zucchero. Carina, care signore che ci guardate, è che si fa anche la caccia al tesoro. Sì, guarda, dobbiamo... eccolo qui, quanto zucchero vuoi, quanto zucchero vuoi, te lo metti proprio. Pochino. Io devo mettere le uova, Sì, le oso io magari metterlo così. Con le tue manine da fatina delicate, guarda, te lo apro anche un po', così. Che poi altra cosa che non si dovrebbe fare quando uno cucina, cucinare con lo smalto, lo sai? È vero, perché qualche primasuglio potrebbe... Non, infatti io, è vabbè. Vero. Luca infatti l'ha tolto. Io l'ho tolto. Quindi, sono simpatica, forse anche io mi meraviglio di me stessa. Ecco, vedete, proprio oserei così. Stai mettendo invece il sale. Un pochino di sale sull'uovo direttamente. Sul torlo. Ma io qui mi sbaglio o vedo... Brava, bravissima. Okay. Grazie. Mi era capitato un piccolo pezzettino. Grazie. Di... Chiediamo scusa ai telespettatori. L'amico mio, quindi. Vabbè, capita, vabbè. Dai, capita anche ai migliori chef. Sì, ma poi sì, ci sono sì. Io che risolvo tutto. Brava, grazie, Sara, grazie mille. Lo so, del resto. Sono qui apposta. Allora, lo zucchero l'abbiamo messo, grazie a Viviana potremo degustare un ottimo spaghetto. Sì, tutto merito suo, perché senza quell'aggiunta di quel pizzico di zucchero avremmo rischiato di... Ma sì, perché è proprio la differenza, questo particolare che dà la differenza. Grazie. Bene, benissimo, grazie Viviana, grazie davvero. Sei ecco, stata fondamentale. Devi prendere, ecco, perché lo vedo un serve? Po' più questo, quello sì. Provare, perché ma vuoi abbassare un po' per caso? Adesso sì, forse okay. Sì. Abbassiamo. Non voglio che la padella pochettino. Poi non mi ridia. Ecco, hai bisogno di un piatto grande? Mica? No, ne impiattiamo uno, poi voi lo provate. Certo. Oh, poi scegli il piatto che preferisci. Va bene. Oh, può fare che la cottura vada perfettamente. Beh, io non so se non si riesce. Aspetta, infatti, guarda, facciamo quello una che cosa. Sto pensando. Scambiamo le padelle. Esatto, così guarda riusciamo a far vedere questo così, bel colore. Guardate del giallo le uova e del rosso. Il purgatorio, come si sta. Oh, che meraviglia. Guarda, stasera per cena uova al purgatorio, mi hai fatto proprio venire voglia. Ed è una cosa davvero veloce e semplice. Sì. Signora Bazzani, sì. Gradirebbe salare un po' l'acqua? Visto che lei è un'esperta. È un'esperta in ma perché l'acqua si si mette dopo? Io non metto, ecco, vedi no, l'errore che faccio. È perché... Metto l'acqua su e già subito metto il sale, quindi non si fa così. No, vedi, dicono che rovini anche le pentole, mettere il sale prima, si mette in ebollitura ecco o al limite dopo la pasta. Esatto, ma anche sono... perché ecco. Sappiate dov'è che il sale, scusate? La soluzione rende satura, la soluzione salina diventa satura con l'acqua e bolle. Un quarto d'ora dopo. È vero. Quindi se abbiamo fretta non possiamo mettere. Ci sono due motivi. Mettere questo è il sale grosso. Benissimo. Dai. Allora aspetta che attenta a non scottarti. Non ti preoccupare. Ecco. Siamo tre persone, dovrebbero essere tre pugnetti. Beh no Viviana. Ah no, non è tre. No. Quello è il discorso dell'acqua. Magari. Ah, no, non è la stessa. Il riso. Magari un pugnetto meno posso però dai il sale grosso era il riso quello che mi diceva la seconda della persona un pugnetto 11 persone un chilo di sale questa è la complimenti Vivi no, grande ne va davvero poco sì scusate vabbè dai poi mi sono fermo e ho detto però tre pugnetti troppo i medici per la salute del sale ringraziano sì, sì. Va bene tutto sta funzionando sì. Per fortuna l'ha detto ad alta voce se fosse andata da sola sì. Sarebbe stata avremmo reso immangiabile il tutto sì, decisamente sì. Questo sì. è pronto? Sì, lo possiamo fermare lo vuoi fermare? Va bene l'odore assaggia c'è. Dai assaggia l'odore anche c'è. Tu perché sai che ci vuole un altro po' di zucchero ma infatti è l'artista che dovrebbe assaggiare. Ti vedo un po' perplesso. Ma quanto zucchero ci hai messo? No, ma appena
Ah, ho fatto una spruzzatina. Ottimo, ottimo. Soltanto regia, a questo manda punto il replay, si vede proprio una spruzzatina là, e anche in modo elegante. Così, sì, così ho fatto vedere anche l'annelluccio. Sì, infatti temevo che ti cadesse nell'acqua quando mettevi il sale. Vabbè, ok. Mamma mia, ma se ci vedono i chef a abbiamo casa, corretto ma un pochino la sapidità di questo piatto, signora Valizzani. Sì, va bene. Sì, era diventato un dolce. Ma non lo so, vabbè. Va bene, comunque a proposito di dolci, sì, farò vedere che dolce ho preparato io ieri che sta in frigo. Ah, brava, sì, 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 veramente sì. Bravissimo. Questo è pronto, bene. Sono pronte? Bello, bello, sì, sì. Okay. Io procedo ad impiattare e poi vi chiamo, eh. Benissimo, guarda, fate finta che non mi vedete, volevo fare una sorpresa. Vediamo invece questo impiattamento. Certo. Wow. Ecco, se si dovesse rompere il tuorlo non fa niente. Ah, viene mangiato. Beh, però non si presenta bene col tuorlo rotto. A me non farebbe piacere che mi portassero a tavola questo uovo tutto squacquazzato. È vero, insomma, è vero. Sa di poca cura. Certo, certo. Oh. E considerate che stiamo... Voilà! E voilà, allora complimenti, ma che bello questo uovo al purgatorio, eccezionale. Perché al purgatorio? Perché è tutto rosso, al purgatorio perché è un po' piccante, anche se questa volta ho evitato, al purgatorio perché non lo so, ho finito le spiegarlo scuse. Io, posso spiegarlo, sì, io, sì, già i colori lo rappresentano, il purgatorio è la via di mezzo tra il paradiso e l'inferno. Praticamente il bianco è il paradiso, il rosso è l'inferno e il giallo è il momento di riflessione, ma dove vado dato che sto al purgatorio, in paradiso o all'inferno? Grazie. Brava, brava. Ma lei è bravissima. Mia moglie in scena, sì, pensa un po'. Sì, veniteci a vedere in teatro. Sì. Ma quando è che, ricordami un po' questa data? Adesso saremo, innanzitutto siamo stati la tournée è partita in Abruzzo e ha toccato i teatri migliori, dal Marrucino al Fenaroli, poi siamo stati al Sant'Andrea, poi siamo stati anche in teatri ad Orsogna. Intanto metti la pasta. Eccetera, eccetera. Parla e metti in cucina. Sì, va bene. E dopodiché abbiamo, siccome la produzione e l'impresario teatrale ci sta proponendo molto bene, sì, siamo stati a Roma, in due, un soirée un pomeriggio, sì, e siamo stati all'Anfitrione, al teatro storico meraviglioso, abbiamo buttato, perfetto, la pasta, e da lì adesso torneremo, perché diciamo la verità abbiamo avuto un discreto successo di richieste, sì, torneremo, grazie, prego, al Sant'Andrea, chiedo scusa, al Gesuiti. Ai Gesuiti, dopo Gesuiti, poi da settembre inizierà di nuovo il nuovo tour, a parte vabbè, ma il prossimo spettacolo, se io volessi venire a vedervi, dove vengo? Venerdì, 12 giugno, dai Gesuiti, in un bel parco all'aperto, dove c'è un palco meraviglioso. Dove? A Pescara, hai ragione, è vero. Via di sotto, no? Quella è via di sotto. Sì, è la chiesa dei Gesuiti, che è molto... Vabbè, a Pescara lo sapranno tutti. Conosco tutti, peraltro, questa è il venerdì teatro, è un venerdì che da anni e anni tutta Pescara va a vedere queste rappresentazioni. E allora oggi andrà tutto l'Abruzzo, non solo tutta Pescara, dopo la pubblicità torniamo perché gli spaghetti li abbiamo inseriti, faranno loro 8 minuti di cottura, giusto? 11 questi. 11. Grano duro. Mamma mia, perché il grano è duro, capito? È quello abruzzese tosto. Ci vediamo tra poco. Allora, dunque, noi abbiamo messo la pasta qui, gli spaghetti, però dobbiamo assaggiare. Ci dobbiamo portare avanti perché... Cos'è quell'arnese? Questo è un arnese che ti spiego dopo, provate. Ok, proviamo. E siate sincere. Va bene. Ci tengo. Quello è l'aglio? Si stava mangiando l'aglio, cioè un piatto enorme, lei è andata a prendere. No, non capisco perché. Allora, vorrei spiegare, fosse... non ho fatto in tempo a mettere le lenti a contatto, non ci vedo niente. Quindi ti ho salvato l'aglio, quantomeno. Ti voglio bene, guarda. Se no, qua non potrò dare i bacetti a nessuno. Ma che sapore, delizioso. Io vi faccio notare che la padella non c'è più, un motivo ci sarà. E chi ha assaggiato sta dicendo che è molto buono. Ecco, assaggia questa parte dove c'è. Grazie, sono contento. Il peperone. Il peperone croccante, è vero, è piacevole sentirlo. Allora, io ho assaggiato per adesso soltanto il sughetto, dove c'era qualche rimasuglio, diciamo così, di uovo. Adesso provo proprio l'uovo, l'albume in particolare, con un po' di pomodoro. E con questa scusa ce lo stiamo finendo. Brave, il pomodoro si sente che è proprio piacere, quello fatto
fatto in casa. Anche in regia vedo che sono lì. Buonissimo, impegnati. Grazie. Bravo Luca, ti abbia preso sufficientemente in giro, però devo dire che sei stato molto molto bravo. Grazie. Bene. Buono, molto buono. Tra breve gli spaghetti saranno cotti. Bene. Forse per esigenza di tempo sono andato un po' lungo, dovrò tirarli fuori un po' più al dente. Ma non fa niente, però mangiamo comunque molto così anche al dente. Ma è vero, scusate, che per quando bisogna scolare la pasta, prima di scolarla per bloccare la cottura della pasta bisogna metterlo un attimino sotto l'acqua fredda? C'è chi lo fa, però a me sembra una sciocchezza. Solo gnocchi e pasta all'uovo. Ah, lo sa pure che gnocchi e pasta all'uovo. No, però se tu metti la pasta sotto l'acqua fredda, lo si fa per fermare sì, la cottura, è vero, cottura, però sì. Non è una cosa, a mio parere, buona. Perché? Perché in quel modo tu mandi via gran parte dell'amido nell'acqua della pasta. Certo. E quindi perde un po'. Dipende da come lo vuoi mangiare, perché poi è sempre questione di palato, non la vedo ancora dura. Ci manca ancora. Ci manca ancora un po'. Oh, allora fammi capire con quell'arnese che devi fare. Guarda, la pasta te la giro io se vuoi. Questo è un... Viviana? È un pela patate. È un non pela, lo schiaccia. Lo schiaccia patate. Lo schiaccia... Cosa ti avevo detto prima dietro le quinte? Ah, io dicevo schiaccia patate, tu mi correggevi e dicevi... No, è quello dei pomodori. Passa pomodoro. Passa pomodoro. Sei scordata. Beh, è un passa pomodoro. Sì. È un passa pomodoro, le patate non c'entrano nulla. Poi ci passi quello che vuoi, però. Tu lo sai come hai fatto lo schiacciapatate? È quello, quell'affare lungo che schiaccia. Ecco. No, l'importante è che sappia che cos'è, e questo è importante. Vabbè. Senti, comunque troverò l'uomo che mi vuole stare vicino vedendo che so. Sì. Sicuro. Di sicuro? I centralini io li sento da qua e stanno impazzendo. È vero, 1500 telefonate nel giro di un Wow, grazie. Assolutamente. Prenderò l'uomo per la gola. Ah, sicuramente sì. No, secondo me invece qualche chef dirà, povera donna. Aiutiamola. La prenderà come una missione. A me dispiace, però in effetti lui... E ho detto, ma non mi portare dietro, perché io non ci capisco nulla di cucina. Ho capito perché mi hai portato dietro, così almeno ho fatto la parte veramente di quella. No, che... ti ho portato per far bella figura io. Capito? Bene, capito, la sminuisce per lui, fa più bella figura. Certo. Io continuo perché... Continua Viviana, assolutamente. È molto buono, prendi, finisci. Peccato che non abbiamo un po' di pane, perché una scarpetta ci stava bene. Come si dice a Milano la scarpetta? Una zoccoletta? La zoccoletta. Una zoccoletta. Io non ma ne davvero? Posso più, Serena, io non ne posso più. Noi un po' la milanese, dai. No, qui la zoccoletta è un'altra cosa. Ah no, la zuccoletta, vabbè, comunque la scarpetta. Chiudiamo, finita, mangia e pasta, tanto va bene, pane non c'è, evitiamo. Torno da te sì, con questo arnese, sì, è semplicemente andremo poi... E dove lo facciamo questo direttamente lavoro? Direttamente dopo che abbiamo scolato la pasta, Adesso vediamo se la pasta è già quasi pronta. Ah, però allora ti serve un contenitore? No, ti faccio vedere. Va bene. L'importante è che tu abbia tutto a tua disposizione. Un minutino. Manca un minutino. Pochino, poco. Vabbè. Fa ancora il crack tra i denti? Ancora un pochino sì. Io nel frattempo mi stavo preparando. Bene, io mi preparo, voi andate avanti. Fatti raccontare da Viviana. Fatti cantare una canzone da Viviana. Sì, è bravissima. Sai anche cantare? Sono bravissima. No. Guarda, io non amo quelle persone nel mondo dello spettacolo che le provano tutte, che cantano, che ballano, che fanno. Nel mondo dello spettacolo, a parte, certi che sono dei grandi, che grandi attori americani sanno fare tutto, però bisogna saper fare uno, massimo due cose e bene. Quello che fa 3.000 cose vuol dire che poi così bene tutte queste cose non le fa. Sono intonata, ma ho cantato solo in chiesa e basta. Non so. Per questo motivo da Milano. Non ho una voce educata, sì, da Milano, mi hanno fatto il foglio di via da Milano, quindi... Io proprio per la cantare in chiesa. Tiriamo via, io procedo. Vai. E qui arriva il momento, attento, il momento clou. Perché, guarda, questa è una cosa molto particolare che io non conoscevo, quindi sono veramente curiosa di capire come va a finire. Dobbiamo avvicinare. Non lo so, perché dice che non va qua. No, mi fai una gentilezza? Sì. Sì. Mi puoi tenere questo? Certo. Grazie. Prego. Io intanto vuoto nel lavandino con abbondante acqua aperta.
aspetta, e li mettiamo qua. Aspettiamo un secondo, no, devi ancora aspettare un secondo. No, basta che tu mi dici. Torna di qua. Mi fate una foto di così. È bellissimo. Dai, una cosa un po' d'acrobati. Mettiamo il nostro passa pomodoro, non è passa pomodoro, come dice Viviana. Versiamo il nostro intingolo. Viviana ha detto che il pasta schiaccia patate, è un'altra cosa. Ma quanto tempo devo stare così? Se la bassi sta facendo meno fatica. No, è che mi piace. Vuoi stare così? Capito? Approfitto per fare un po' i bicipiti. Va bene. In cucina si fa tutto, si fa anche tanta attività fisica, come i bicipiti, poi i quadricipiti, sì, i dorsali. Sì, perché tu prendi il piatto, bassi il piatto, metti giù, metti su. E si fa un po' tutto, vedete? State lanciando una bella moda, dato che al fitness di Rimini le hanno inventate tutte e si ripetono, questo possiamo già... Ma scherzi, guarda che anche quando si fa le pulizie in casa, se fate intelligentemente, si fa molta ginnastica. Ecco, nel senso che se tu pulisci anche con la scopa, con un certo ritmo... Oppure, che so, io lo faccio sempre. Cioè, magari hop e fai un'altra cosa. È un modo per far ginnastica. Metteremo delle telecamere a casa tua per vedere veramente. Ok, sarà la nuova moda dell'anno. Butta tutto dentro. Sì. Ok, vai. Perfetto. Ecco qua. La pasta che rimane fuori. Ci penso io. Grazie. Allora io prendo il piatto. Impiattiamo, scanso questo. Facciamo fare un secondo... Ah, la facciamo ripassare un pochetto. Un secondo, perfetto. Se mi ridai di nuovo il fuoco. Sì. Grazie. Ti do il fuoco. Ci siamo. No, questo qui, eh. Ok, vado. Grazie. Giusto un minutino, lo facciamo ripassare. Ok. Te lo metto altino così riprende subito. Sì. Ok. Perfetto, guarda che specialità, davvero. Luca, devo essere sincera, mi hai stupita. Grazie. Mi hai stupita. Non eravate fiduciose, questo è il vostro problema. No, è che sai, dici aglio e olio, quell'angolana l'avevo capito che insomma poteva nascondere qualcosa di molto interessante. Tieni questo se ti serve. Grazie. E in effetti hai fatto una cosa davvero simpatica. Grazie che mi stai aiutando. Adesso vedremo soprattutto quella bella spruzzatina di zucchero che ho dato. Quale effetto con questo sugo. Hai ragione, sono curiosa anch'io. Ma stai impiattando? Sì. Oh, che bravo. Guarda, ma tu da chef impiatti, ma sei bravissimo. Viviana, anche tu metti così lo spaghetto come nel piatto? No, coglio. Ma se lei gli spaghetti non li cucina, come potrebbe, giustamente? Ha ragione. Guarda, che bravo, che bello. Adesso ristoppiamo, come dico io, il fuoco. Cioè, lo togli, lo devo togliere? Sì, lo puoi togliere, grazie. Vabbè, bastava anche comunque spostare la pentola. Grazie, hai ragione. Così risparmiamo elettricità, perché bisogna sempre risparmiare. Guarda il tocco di classe, solo grazie a Viviana. Ecco qua. Il piatto è servito. Perfetto, bravissimo. Prego. Viviana, a te l'onore. No, tu sei la padrona di casa, ti seguo. No, dai. Va bene, così uno ciascuno vediamo. E buon appetito ai nostri telespettatori. Che sicuramente staranno pranzando con qualcosa di molto buono, essendo oggi festa. Sì. Quindi le signore hanno avuto modo di preparare qualcosa di complesso. Sì. Per noi che lavoriamo. Ecco, ci abbiamo Luca. Ecco. Pasta al dente. Ottima. C'è un retro sapore dolciastro che ha quasi, ricorda in qualche modo, le coste bianche di Dover. Sì, è vero. Vero, bello, vero. Bello. Ma Dover? Eh? Sembrava la zona un po' più a sud. L'ultima, quella in fondo. Quella in fondo, con questo sugo che ricorda molto i capelli di Milva. È vero. Ecco, bello, ottimo. Guarda, proprio. Una fioritura. Una fioritura. Comunque, Luca, seriamente... Buona. Ottimo. Piatti poveri, massimo tra i 4 e 5 euro. Veramente delicato. Veramente ottimo. Guarda, io ho un'altra forchettata. Anche se ci dobbiamo salutare, io approfitto perché poi si fredda e se lo mangia tutto Luca. Molto delicato, mi piace. Veramente buono. Ragazzi, dobbiamo chiudere purtroppo. Abbiamo anche sforato il nostro tempo perché ci siamo stati molto bene, ci siamo divertiti. Grazie, noi con te. Io vi ringrazio di cuore, tornate a trovarmi quando volete, così mi raccontate anche tutte le altre evoluzioni delle vostre carriere e vediamo un po' che cosa accade. Farò la cutuletta alla milanese. La cutuletta. Perché è diversa secondo me dalla cutuletta nostra. Invita poi un altro cuoco perché... Durerà 3 minuti, okay, una roba. Vabbè, Luca cucinerà altro e tu farai perfetto, questo. Benissimo. Perfetto. Grazie Luca Ceto, grazie Viviana Bazzani, grazie a voi, buon 2 giugno. Grazie. Ciao. E auguri alla Repubblica.